Cioè, per me stare vicino a una statua che ha 2000 anni, con una cosa che ho fatto adesso, con questi pezzi di manifesti che sono contemporanei, per me è una grande emozione ed è interessante come dialogo. Un dialogo tra le opere classiche custodite al Museo Archeologico di Napoli e quelle contemporanee, fatte di materiali poveri, di carta di manifesti, di locandine, a metà strada tra la grafica pubblicitaria e la street art, la mostra di Dario Gaipa e Maurizio Padula, in corso al MAN. Sentiamo ancora l'artista Dario Gaipa. Che cosa portiamo? Portiamo la città sicuramente, la pelle di Napoli, i pezzi dei manifesti, questi manifesti che stanno sui muri e che ogni giorno assorbono tutto, l'acqua, il vento, l'umore della città, le grida. Allora immagina che questa carta assorbe, la prendi, la rimescoli e ne fai dire qualche altra cosa. Ovviamente abbiamo le icone nella nostra contemporaneità, ma abbiamo anche degli omaggi. C'è per esempio l'omaggio alla Venere bruciata, che si chiama Dolu, re di Venere. Oppure c'è l'omaggio a Mixed by Henry, no? Che quest'anno è stato, che per noi è importante, perché abbiamo detto, ma guarda un po', dopo 30 anni è una storia che rinasce. È come questa città che muore e rinasce, muore e rinasce. L'idea di questa esposizione è piaciuta subito al direttore del MAN Paolo Giulirini, anche il titolo, che è un gioco di parole, MAN Sgamata. Questo è un progetto così nato per caso, MAN Sgamata, perché ci piaceva giocare con questa parola col MAN Sgamata, mantengo la calma. A un certo punto abbiamo pensato a Manfredi e là poi sono nate, diciamo, le opere che parlano della città. Poi siamo stati fortunati perché il direttore Giulirini, quando ci ha conosciuto, insomma, ha pensato che era una cosa giusta da fare. Quindi noi non finiremo mai di ringraziarlo.